Il calcio dà, il calcio toglie, il calcio premia. Il Chieti torna ad Ancona con 3 punti di platino sotto gli occhi della nuova proprietà, riscattando il passo falso interno con il Fossombrone. Diciamo subito che a fare la partita sono stati i padroni di casa, dorici pericolosi soprattutto inizio del secondo tempo, al contrario Chieti Guardingo che ha badato a non concedere spazi in area a Martiniello, il bomber dell'Ancona, concedendo solo tiri da fuori che il rientrante Mercorelli ha sempre neutralizzato con attenzione. Nel Chieti ha esordito il neoacquisto Ceccarelli, fondamentale nell'episodio del rigore assegnato ai neroverdi dall'arbitro Balducci di Empoli. Su di lui il fallo commesso dal portiere dell'Ancona che è stato anche ammonito. Primo tempo avaro di emozioni, 20° alluci al lato di un soffio. 22° risponde il Chieti con Forgione che impatta male su assist di Touré. 23° ci prova di nuovo alluci, ancora fuori bersaglio di poco. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Ancona più deciso e al 10° chiama agli straordinari Mercorelli con un doppio intervento, prima su Alluci e poi su Savor. Un minuto dopo ancora il portiere Mercorelli su Belcastro. Al 15° l'esordio di Ceccarelli che rileva fall. Al 18° il neoentrato guadagna un calcio di rigore. L'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty. Dal dischetto di Paolo Antonio trasforma con grande lucidità. Da qui in avanti tanto possesso palla dell'Ancona ma pochi rischi per il Chieti. L'ultimo sussulto in pieno recupero. Amadori, tiro alto. Finisce con il tripudio dei 500 tifosi neroverdi arrivati allo stadio del Conero. Una grande gioia per loro e domenica si torna all'Angelini contro il Castelfidardo.